75 anni dalla loro uccisione a Pistoia, con una cerimonia organizzata dal Comitato Unitario per la Difesa delle Istituzioni Repubblicane, si è rinnovata la memoria di Aldo Calugi, Alvaro Boccardi, Valoris Poli e Lando Vinicio Giusfreddi, i quattro ragazzi fucilati dai fascisti nella fortezza Santa Barbara il 31 marzo 1944, perché non vollero essere arruolati nelle milizie della Repubblica di Salò. Ho imparato già in altre occasioni a ricordare la vita persa di questi eroi giovani che veramente hanno immolato la loro giovane vita a degli ideali importanti. Ricordare queste cose è sempre importante perché noi dobbiamo prenderli come esempi, come maestri di vita. A loro dobbiamo fare in modo che i nostri giovani possano fare riferimento, senza retorica, senza dilungarci in cose inutili, ma dire con dei valori veri la vita è più bella, è più vera. Non chiediamo a nessuno questi estremi sacrifici, però è importante sottolineare che vivere con degli ideali, con dei valori, con un credo forte è importante, fa star meglio e non si cade in tentazioni che non dovrebbero esserci, quelle del rifugio nell'alcol, nella droga, dei nostri giovani che sono soli evidentemente perché hanno bisogno di qualcosa in cui credere che noi non riusciamo a dargli. Allora con questi esempi diamo a loro l'esempio giusto, l'insegnamento giusto della vita. Quattro ragazzi che sono morti per l'ideale della patria, della libertà e della democrazia. Un esempio che ci dovrà far riflettere a lungo su quello che è stato il loro esempio e quanto dobbiamo fare perché anche i nostri ragazzi recuperino questi valori, valori che allora portarono. Quattro ragazzi che ricordo che insieme non superavano gli 80 anni a far sì che davanti a un plotone di esecuzione affrontassero la morte convinti che la loro azione sarebbe stata quella che serviva perché tutti comprendessero che non ci si poteva far sottoporre a un regime quale la dittatura rispetto ovviamente agli ideali propri di patria, libertà e democrazia. Nel 2007 il sacrificio dei quattro giovani fucilati è stato riconosciuto con il conferimento della medaglia d'oro al merito civile da parte del Presidente della Repubblica.